arriviamo quindi al congresso ICAT di Jesolo, che è imminente, partirà in questi giorni, e il tema sarà la ricerca della felicità. Che ci dobbiamo aspettare da questo congresso? Qualche novità, qualche iniziativa particolare? Ma sicuramente l'iniziativa particolare è quella, oltre che del sabato pomeriggio, un'assemblea che non è un'assemblea, diciamo, di tipo gestionale amministrativo, un'assemblea di ricordo delle radici e dello spirito con cui è nata la realtà dei club in Italia, quindi 35 anni di fondazione dei club, i 25 dell'ICAT e i 50 poi di tutto il sistema mondiale dei club. La domenica mattina è importante, la domenica mattina la dedichiamo alla presentazione di alcune esperienze simboliche ma importanti disseminate per l'Italia di buone prassi, dove non saranno i club a dire che sono bravi a fare qualcosa con la comunità. Ci saranno i rappresentanti dei club, ma anche gli amministratori, i rappresentanti di altre associazioni, di altri enti, che insieme ai club fanno insieme qualcosa per la salute e il benessere della gente. Quindi non sarà un momento di autocelebrazione e, diciamo, di autoreferenzialità, sarà un momento di condivisione di ciò che insieme si sta realizzando. È, come dire, un taglio diverso che noi diamo anche al lavoro che facciamo, ed è un modo nostro già di dialogare dal congresso con la comunità, a partire proprio da quello che ci rimanda l'esperienza di queste che chiamiamo buone prassi del fare insieme per la salute della comunità e della gente.